Eccoci di nuovo al Salone di Parigi per continuare la nostra elettrizzante visita in queste auto del futuro. Assolutamente, questo è un salone effervescente, lo definirei così, che ci ha convinto nella prima parte, figuriamoci adesso nella seconda, con tutte le novità che andremo a vedere. Qui a Parigi BMW presenta, direi, due importanti novità su tutte. Di che cosa si tratta? Si tratta della nuova X3 che verrà lanciata a metà novembre in tutta Europa e poi gradualmente anche in tutti gli altri paesi del mondo in cui è presente BMW. E poi il concept 6 coupé, BMW serie 6 coupé. La X3 è giunta alla seconda generazione, fa parte della famiglia X di BMW, nata nel 2001 con la X5, che ormai nelle fabbriche di Spartanburg ha visto sfornare 1.700.000 esemplari. Della precedente versione della X3 ne sono state vendute oltre 600.000, 612.000 per l'esattezza, una buona parte delle quali più di un 10% anche nel nostro paese. Viene lanciata inizialmente in due modelli, il modello base con 186 cavalli, 5,6 litri per 100 km, quindi una riduzione dei consumi delle emissioni di CO2 del 14% rispetto alla versione precedente e 4 cavalli in più rispetto alla versione precedente, ma poi seguiranno ovviamente altre motorizzazioni a venire. Invece il 6 Concept sono più di 70 anni che BMW domina, diciamo, questa nicchia di mercato delle grandi coupé. Questa vuole essere un concetto di studio per la nuova BMW Serie 6 Coupé e la parte che colpisce di più sicuramente è l'esterno, con un design ancora più sportivo, con un gioco di luci ed ombre che è ormai tipico degli stilemi BMW, dei modelli più recenti, una calandra ancora più orientata alla strada, quindi molto filante, molto più sportiva addirittura della versione precedente e soprattutto all'interno una estrema versatilità e una curiosità. In collaborazione con Bang & Olufsen è stato progettato da BMW un sistema hi-fi rivoluzionario con 18 altoparlanti, subwoofer e così via. Quindi l'idea è proporre al pubblico per vederne, e alla stampa per vederne un po' anche l'accettazione e il gradimento, una nuova concezione del tradizionale grande coupé BMW. Senti, siamo già vicini comunque alla produzione di serie, perché l'altro giorno ne abbiamo intercettata una cabrio già in versione camuffata per strada che abbiamo filmato alla Chetichella. Quando arriverà questa nuova serie 6? Beh, non è stato deciso ancora il periodo esatto, però quando di solito la Concept precede non di troppi anni l'introduzione sul mercato dei modelli di serie. Quello di Parigi per il gruppo Volkswagen è un salone particolare quest'anno, in virtù di una moltitudine di nuovi modelli che vengono presentati qui, a cominciare dalla nuova Passat, che ha nuove ambizioni anche. Che cosa sperate di ottenere da questo nuovo modello? Diciamo, innanzitutto, Parigi per noi è sempre un motoshow importante, come sapete ogni 2 anni, ed è un motoshow in cui vogliamo sempre far vedere la nostra presenza con i nostri prodotti, con le nostre innovazioni, con i nostri prototipi. Quest'anno è anche l'anno della Passat, e noi con la Passat ci aspettiamo una continuità di prodotto e una continuità nella confortabilità e ciò che il cliente vuole avere. Per questa automobile vorrei fare i complimenti a Flavio Manzone, che è il nuovo capo del centro stile Ferrari, alla sua squadra, e credo che Montezemolo ha avuto un'ottima intuizione di pensare a questa automobile in onore a Sergio e ad Andrea Pininfarina. Mi sembra giusto e doveroso, ed è una bella cosa onde di onorare il lavoro che hanno fatto per Ferrari e per l'Italia, comunque una grande famiglia che ha dato tanto alla Ferrari e che ha dato tanto all'Italia, e questa macchina è uno splendore, solo 80 i clienti che potranno approfittarne, le 80 vetture già vendute. You know the bubble, 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 come on, give it to me.
La California Ferrari è un esempio di come la casa di Maranello stia impostando la sua produzione anche nel rispetto dell'ecologia. In effetti si è già cimentata nell'ibrido con la cosiddetta Ferrari Verde presentata a Francoforte, con la quale Ferrari ha abbassato il CO2 del 23%, obiettivo che perseguirà negli anni che verranno, sposando quella che è la filosofia dei costruttori oggi come oggi, che è appunto orientata verso il rispetto dell'ambiente. In tema di supersportive c'è anche chi, per festeggiare un anniversario, il 75esimo di Jaguar, ha presentato a Parigi un prototipo, la CX75, completamente elettrica, con 4 motori, uno per ruota, da 185 cavalli ciascuno e oltre 1300 Nm di coppia, che prefigura un po' quelle che saranno le linee di una futura, ormai prossima, sportiva compatta del marchio Jaguar. Nella galassia del gruppo Volkswagen c'è anche una costellazione Audi particolarmente ricca a questo Salone di Parigi, un esempio di quello che potrebbe essere il design futuro, ma soprattutto la propulsione futura delle Audi, arriva dalla e-tron Spider, che monta un motore 3000 turbo diesel da 300 cavalli e due motori elettrici per ulteriori 80 cavalli di potenza.